Benvenuti ragazzi, oggi siamo in un nuovo video, ovvero di come scaricare Grand Theft Auto 5 per PC in maniera gratis. Purtroppo l'online non si può fare in questo gioco, però c'è l'offline che è molto bello ragazzi. Allora, come vedete ho qua Grand Theft Auto 5 craccato. E voi dovete, se seguite questo tutorial, vedrete che funzionerà anche a voi. Allora, dato che quando voi aprite il gioco, vi esce, dopo quando esce caricamento storia, dopo 10 secondi, vi esce attivazione richiesta. E per far sì che questo non esce, dovete scaricare un programmino che basta disattivare l'antivirus e funzionerà perfettamente ragazzi. Allora, vabbè, questo BS, come vedete io ho AVG e l'ho disattivato, ho anche Advanced System Care. Ovviamente per far funzionare questo gioco dovete avere delle prestazioni molto buone del vostro PC. A me funziona. Allora, per prima cosa dovete scaricare questo programma che si chiama uTorrent. Come vedete, serve per scaricare il gioco uTorrent. Come vedete, Grand Theft Auto 5 Fit Girl Ultra Repack 35.2 GB. Si scarica in un giorno. Poi il secondo link che vi lascerò in descrizione sarà quello di Grand Theft Auto 5, ovvero quello del file torrent. Voi dovete andare giù, dovete andare su magnet, dove sta scritto extra torrent slash cat tra parentesi quadra magnet, chiude quadra. Voi cliccate su magnet, voi andate su apri un torrent e fate, vabbè, qua esce sì a me perché già c'è. E poi ragazzi, dato che quando c'è il caricamento storia vi esce l'attivazione richiesta, dovete scaricare Activation Required Fix. Vi lascerò questo link in descrizione di Mediafire e dovete andare su download e si scaricherà il file in pochissimi secondi. Ok. Una volta fatto questo, come vedete, la memoria se ne è un po' andata. Cancelliamo tutti i file perché questi non servono. Adesso vi spiego il setup di Grand Theft Auto 5. Voi andate su questa cartella, andate su setup Ultra Repack 2.1X, fate sì. Qua metterà in gioco la cosa in inglese, setup in inglese, però il gioco è completamente gratuito e in italiano. Come vedete parte il setup, partirà anche insieme una musichetta. Voi andate sul coso del volume e fate X. Voi andate su next. Vabbè, qua vi uscirà un errore, non vi preoccupate, andate su next. Poi andate su Browse, programmi per 86, vabbè, fate ok, io faccio cancel, don't create a start menu folder, next, e poi dovete scegliere, dovete togliere per 86, fate install e vi installerà il gioco. Però prima di aprire il file, cioè prima di aprire il gioco, vi farò un update delle DirectX, vi uscirà un'altra schermata. Come vedete qua vi uscirà sul desktop l'icona già di Grand Theft Auto 5 senza il numero 5, uscirà una pagina bianca. Poi una volta finito il setup andate su Grand Theft Auto 5, tasto destro. Se voi avete Nvidia, GeForce o altre schede grafiche molto meglio, andate su esegui con processore grafico, processore Nvidia ad alte prestazioni, così si avvierà a schermo intero, altrimenti si avvierà
in un quadrato al centro del desktop. Voi andate su apri percorso file. Come vedete qua ci sono tutti i file, a me esce così perché per sbaglio ho cambiato un'impostazione. Poi mettete in riduciamo ad icona, andate su questo PC, download, e dovete spostare questa cartella sul desktop. Come vedete, voi l'aprite e spostate activationrequired.exe su nel percorso file di questo dal gioco. Ovviamente ragazzi, questo è solamente a scopo informativo, io non mi assumo nessuna responsabilità di nuovi funzionamenti del vostro PC e Mac. Se vi piace il gioco, ovviamente compratelo per sostenere gli sviluppatori. Voi andate su Activation Required Fix, no, prima di aprire questa applicazione disattivate il wifi, disconnetti, ok, andate su Activation Required Fix, fate sì, e adesso dovrebbe partire GTA 5. Non so se si vede, come vedete, abbasso un po' il volume. GTA 5 parte adesso vi faccio vedere anche che è in Italia. Dopo vi faccio vedere come mettere la lingua in italiano dopo che chiudo qua. Come vedete, versione 877 online 1.36. Come vedete qua la CS bla bla bla, non uscire dal gioco bla bla bla. Adesso parte il caricamento storia. Adesso vi faccio vedere che va perfettamente. Come vedete, premi, vabbè. Adesso io attivo, attacco il joystick al PC. Boom. Ok. Come vedete, sta facendo il caricamento storia. Questo è Michael. Ok, come vedete la grafica ragazzi, bellissima. Grand Theft Auto 5 PC gratis, ovviamente. Come ho già detto prima, non mi assumo nessuna responsabilità. Come vedete, sono friendly, potete giocare, potete muovervi, potete fare tutto ciò che volete, potete anche essere in prima persona, potete anche avere la modalità regista, che non so come metterla su PC, la modalità regista, non lo so. Vabbè, intanto là che si apre il box. Come vedete il gioco è fluidissimo, abbassiamo quel volume se non sentite la mia voce. Come vedete con neanche il tempo di giocare, di iniziare la partita. Come vedete con RT si accelera. Ci metterò una mod in particolare, non so quale. Non metterò molte mod per motivi di spazio, perché sennò finisce la memoria interna, quindi dovendo collocare C, e noi possiamo ritornare a casa. Come vedete, GTA 5 in italiano. Vabbè, scendiamo dalla macchina. So più come, ok. Come vedete ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Lasciate tanti pollicioni in su. Adesso vi faccio vedere anche come si mette la lingua in italiano. Allora, voi in pratica dovete andare sul percorso file. Vabbè, questa è una cosa che ho aggiunto io prima, perché pensavo che andava. Dovete andare sul language selector. Dovete andare su Italia, poi fate launch game, no, non fate launch game, e poi close. Come vedete, GTA 5 gratis sul vostro PC. Noi ci vediamo alla prossima. Finestra di chiusura in corso dell'assistente vocale. Vabbè, qui è partito l'assistente vocale, noi ci vediamo alla prossima. Bella.